Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Tragedia a Pescara, dove è stata ritrovata nella tarda mattinata, poco dopo le ore 11, senza vita nella sua culla una bambina di appena 2 mesi. Accaduto in un'abitazione di Strada Vecchia per Fontanelle, nell'omonimo quartiere della periferia della città. Una volta lanciato l'allarme alla sala operativa del 118 è arrivata nell'abitazione un'ambulanza con i sanitari che hanno provato a rianimare la piccola senza successo. Dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Pescara. Ed ora ci trasferiamo all'Aquila, dove la Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone per un giro milionario di false fideiussioni. Oltre 1.100 polizze fideiussorie false emesse in tutta Italia nei confronti di enti pubblici, fra cui prefetture, ministeri e regioni, e privati da una società non autorizzata all'esercizio per un capitale coperto fittiziamente di 170 milioni di euro. Un'attività illecita che ha fruttato premi per circa 3 milioni per polizze inesistenti. Da oggi sono in corso di esecuzione da parte delle Fiamme Gialle dell'Aquila misure cautelari con un arresto in carcere e 2 domiciliari nei confronti di 3 persone rispettivamente amministratore delegato, presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della Confideuropa SCPA, con sede legale nel capoluogo abruzzese e unità operativa a Colleferro Roma. Le accuse principali sono di truffa aggravata, associazione per delinquere e abusiva attività finanziaria. Tra gli enti truffati, numerosi dei quali, anche con polizze escusse, naturalmente senza successo, figurano le regioni Sicilia, Trentino e Abruzzo. La rete di clienti era così estesa perché i costi erano al di sotto della media di mercato. Coinvolta nell'inchiesta una quarta persona nella sua qualità di sindaco supplente della Confideuropa SCPA, sul quale pende un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività professionale. Nelle misure emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo, ai 4 indagati vengono contestati anche le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed una dichiarazione infedele. Le indagini portate avanti dai militari del nucleo di polizia tributaria, guidati dal colonnello Sergio Aloia, sono scattate con un'ispezione antiriciclaggio avviata dagli investigatori della Guardia di Finanza nell'aprile del 2014 a seguito di 2 segnalazioni. L'una proveniente dalla Banca d'Italia su un presunto esercizio abusivo dell'attività svolta dalla Confideuropa SCPA e l'altra dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza su alcune operazioni bancarie sospette poste dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. A quel punto è emerso che la società controllata, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, aveva emesso un numero elevatissimo di fideiussioni. È stato accertato anche che le garanzie erano state prestate in favore di soggetti fisici e giuridici non consociati ed enti pubblici vari in palese violazione delle norme contenute nel testo unico bancario, che consentono ai cosiddetti confidi minori, come la Confideuropa, di garantire soltanto i consociati. Gli arrestati sono CL classe 63, MG classe 42, SR classe 40 nella loro qualità rispettivamente di amministratore delegato, presidente del consiglio sindacale e presidente del consiglio d'amministrazione della Confideuropa. Il professionista raggiunto dal provvedimento di divieto dell'esercizio temporaneo dell'attività è AA classe 49. Una 32enne di Silvi, Nicoletta Cerquitelli, consigliera comunale di maggioranza, è morta stamani in seguito ad un malore che l'ha colpita mentre era in casa. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che erano con lei nell'abitazione di Via Roma e sul posto è subito intervenuto il 118, arrivato anche con l'elicottero per la giovane che era anche consigliera provinciale. Non c'è stato nulla da fare. All'origine del decesso, secondo le prime informazioni, un aneurisma. Appresa la notizia della morte, sul posto è subito arrivato il sindaco Francesco Comignani, intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Dolore e incredulità a Silvi, considerando che la giovane era molto conosciuta in città. SEL, Sinistra Italiana Abruzzo, provincia di Teramo e Silvi si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della giovane consigliera. Nicoletta rappresentava una politica pulita all'insegna dell'onestà, dell'impegno civile e della passione. Le sue qualità e l'energia
profusa per ogni attività o iniziativa lasciano un vuoto incolmabile per chi, come noi, dicono da SEL, ha stretto con lei un solido rapporto di fiducia umana e politica. Questa terribile notizia colpisce tutta la comunità politica di SEL Sinistra Italiana, che perde una compagna competente, brillante e sempre disponibile. Mancherà a tutte e tutti noi. E poi una nota anche del presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Un grave lutto ha colpito la comunità provinciale. Tutta la provincia si stringe con affetto attorno alla famiglia per questa inconsolabile perdita. Bandiere a mezz'asta in segno di lutto alla provincia di Teramo. E andiamo avanti, 11 tifosi del Mosciano Calcio sono stati denunciati per l'assalto ai sostenitori della nuova Sant'Egidiesi in occasione della gara dello scorso 11 settembre. 11 provvedimenti di DASPO grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine e i sistemi di videosorveglianza. Sì, assolutamente sì, sono provvedimenti molto importanti perché noi vogliamo mandare un segnale chiaro e inequivocabile su quella che sarà la nostra generazione per reprimere queste azioni violente e contrarie anche allo spirito sportivo di chi va a frequentare per divertirsi i campi di calcio. L'11 settembre, in occasione della partita Sant'Egidiese Mosciano Sant'Angelo, ci sono stati degli scontri dopo la partita, quindi in una via adiacente allo stadio, in cui alcuni tifosi di entrambe le fazioni sono scesi da delle autovetture e ci sono stati, diciamo così, dei lanci di bottiglie, di oggetti che però sono stati subito sedati a seguito del nostro intervento. Dopo un'attività investigativa fatta soprattutto di analisi delle immagini che sono state riprese dai sistemi di videosorveglianza, siamo arrivati all'identificazione definitiva di una parte dei soggetti che hanno dato luogo a questi scontri. Tra gli 11 tifosi anche incensurati? Sì, comunque non ci siamo fermati a questi 11 provvedimenti, con il signor Questore già siamo d'accordo che proporremo altre persone, anche, questo dobbiamo dirlo, delle fazioni opposte, e questo seguirà anche per le altre manifestazioni sportive, perché comunque il messaggio deve essere, come ha detto il signor Questore, inequivocabile per tutti. Non possiamo consentire che persone che vanno per divertirsi e godersi un pomeriggio, diciamo così, di tranquillità allo stadio possano essere coinvolti invece in azioni di scontro e riportare addirittura anche lesioni personali o a cose, come in questo caso in cui sono state danneggiate anche delle autovetture. Dobbiamo ricordare che la normativa prevede che qualora il soggetto che è stato colpito dal provvedimento sia già oggetto di un analogo provvedimento precedente, c'è addirittura un aggravante per la reiterazione, si può arrivare fino a 8 anni di interdizione dai luoghi in cui vengono svolte le manifestazioni sportive. Tra gli 11 quanti erano già conosciuti le forze dell'ordine? Circa la metà. E ora la politica: si attende nelle prossime ore l'ufficializzazione della nuova giunta municipale di Pescara, la nuova giunta Alessandrini. Nel frattempo prosegue la polemica sugli assessori esterni. Sono ore di attesa per il destino della nuova giunta Alessandrini. Dopo l'azzeramento di tutte le deleghe la scorsa settimana, si dovrebbero sciogliere tutti i dubbi entro le prossime 24 ore. Al momento la questione più polemizzata è quella della sostituzione di assessori che hanno guadagnato la propria carica con l'ottenimento di voti elettorali, al posto di chi invece ha ottenuto nomine su chiamata diretta. Tutti sembrano essere dello stesso parere. Gli eletti non vanno sostituiti. Però rimane il fatto che il sindaco è lui la prima persona che decide quali sono i suoi collaboratori di fiducia. Noi siamo in attesa, io sono in attesa, sono tornato da Cagliari questa mattina, sono in attesa che il sindaco ufficializzi la cosa. Io una cosa sottolineo, sono convinto che entro 24 ore questa crisi si chiuda subito per due motivi. Uno, perché la città non si può permettere una crisi così lunga, già è successo, già si è portata avanti per troppo tempo, e l'altro perché abbiamo problemi importanti sulla nostra città. Comunque il sindaco, nel momento in cui aveva deciso di sostituire, di fare un cambio all'interno della sua giunta, avrebbe già dovuto avere nel cassetto i nomi, già le sostituzioni, già avrebbe dovuto decidere tutto, non solo lui ma anche i partiti che compongono la maggioranza. Oggi abbiamo l'idea di una totale confusione, abbiamo l'idea di una decisione presa veramente all'ultimo minuto per i fatti notori che abbiamo già denunciato, che sono i fatti dell'ACA e quindi le rappresaglie interno al PD.
Il sindaco cambia la squadra ma dovrebbe cambiare l'allenatore, perché il problema è che si è reso conto di aver nominato una giunta di persone che non hanno la capacità o le competenze per portare avanti appunto l'attività di assessorato, che è un'attività molto particolare, che deve vigilare sugli interventi, sulle azioni, sull'attuazione del programma. Ci vogliono delle competenze e delle capacità che non sono date dal fatto di prendere tanti voti da consigliere comunale o del fatto di essere figlio o nipote di qualcuno. Ci vogliono delle nomine, delle scelte che vengano fatte nell'interesse della collettività. Al via da oggi il nuovo collegamento aereo Pescara-Torino, che sarà gestito dalla compagnia aerea Blue Air. Questa mattina primo volo con 100 passeggeri. I collegamenti con una delle capitali del nostro paese, con cui la regione come anche sistema economico ha fortissime relazioni, era inevitabile che diventasse di attenzione speciale da parte nostra. Quindi esordiamo con questi voli di Blue Air, ringraziamo questa compagnia per aver scelto il nostro aeroporto per rafforzare la propria presenza in Italia. È una giovane compagnia che sta sfidando le innovazioni, è nata da non molti anni e pur tuttavia è cresciuta significativamente, ha 6 aeroporti dove ha basato i suoi aerei per l'Italia, e l'aeroporto di Torino ad aver avuto la fortuna di questa opzione. E noi però siamo tra gli altri pochi aeroporti messi in rete in un network significativo nelle attività di questa compagnia nel nostro paese. Questo risultato va nella direzione anche della diversificazione degli operatori, dei vettori che operano sul nostro aeroporto, che ricordo ancora, dire la seconda riflessione che volevo rappresentare, è un obiettivo irrinunciabile contenuto nel nostro piano industriale a suo tempo approvato anche dall'azionista di controllo. Partiamo oggi con 100 passeggeri a bordo su una capacità di 120 posti, quindi direi ottimo. Diventa un collegamento molto importante per noi, per la strategia di sviluppo della compagnia in Italia. È stato richiesto tantissimo dalla comunità imprenditoriale abruzzese e crediamo che porterà dei buoni risultati anche dal punto di vista del flusso turistico che le due regioni italiane si potranno scambiare tra di loro. Dal 2017 cambierà il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali in ambito regionale. La rivoluzione si chiama PharmaCoop, saranno tutte le farmacie del territorio ad offrire il servizio fino ad oggi di esclusiva competenza del Coop. Basta le lunghe code per prenotare visite specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica strumentale. Basta code alle farmacie ospedaliere per l'ottenimento di farmaci considerati di somministrazione diretta. La rivoluzione si chiama DPC, distribuzione per conto, e PharmaCoop, due innovazioni che la Regione Abruzzo mette in campo grazie alla legge 405 del 2001, con il supporto di Assofarm e Federpharma. Dal 2017 i servizi citati saranno di competenza di tutte le farmacie territoriali, che in Abruzzo sono ben 496. Immaginiamoci questi cittadini, che le tante famiglie, le comunità delle zone interne o di altri territori, che debbono recarsi in ospedale, pagare il parcheggio, fare la fila al CUP e ovviamente spostarsi e pagare il costo dello spostamento. Ecco, tutto questo è risolto, tranne ovviamente per alcuni farmaci che prevedono alcuni prelievi del sangue, perché ci sono alcuni che devi necessariamente prendere in ospedale per tanti motivi. Ecco, al netto di questi, oggi finalmente avremo i farmaci a disposizione nelle farmacie territoriali e sono ben 500 punti di erogazione. Il centrodestra sui bandi del GAL e sulla chiusura posticipata del bando chiede chiarezza e punta il dito contro il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il GAL, intanto, chiariamo subito, è uno strumento che la Comunità Europea mette a disposizione dell'agricoltura svantaggiata, quella soprattutto delle aree interne, quell'agricoltura, quella povera. E questo bando viene pubblicato e c'è la scadenza, come le ricordavo, del venerdì 9 alle ore 12. Stranamente i territori si organizzano, perché nel bando è previsto che ogni GAL, quindi ogni territorio, può avere a disposizione 3 milioni di euro.
sono previsti almeno un GAL per ogni provincia, per cui se ne possono finanziare 7. Viene esposto il bando, c'è la scadenza, c'è una prima richiesta fatta in tempi non sospetti dalla Camera di Commercio di Chieti a ridosso della scadenza, ma con largo anticipo, che chiede la proroga. Gli uffici, il dirigente dell'ufficio tecnico non dà l'autorizzazione perché ci sono poi altre scadenze conseguenti. Stranamente il presidente D'Alfonso scrive che chiede un'ulteriore proroga, lo stesso ufficio risponde che non è possibile avere la proroga. Il venerdì mattina a mezzogiorno il capo dipartimento dell'agricoltura firma lui e non il dirigente addetto questa proroga, che è una proroga strana perché è solo di 3 giorni, ma c'è di mezzo il sabato e la domenica, e siccome i GAL che il venerdì avevano presentato la domanda sono 7, oggi ne sono 8, chiaramente si andrà sicuramente in un contenzioso, anzi pare che qualcuno abbia già fatto qualche esposto, per cui sicuramente ci saranno ritardi, per cui sicuramente questi fondi rischiano di rimanere nelle tasche della Comunità Europea e non delle aree svantaggiate. Il comune di Teramo, già precedentemente inserito tra i 26 comuni pilota per il passaggio all'anagrafe nazionale della popolazione residente, si è attivato per il rilascio della CIE. Da domani i cittadini teramani potranno richiedere la carta d'identità elettronica. Assessore, quali sono le caratteristiche nello specifico? Le caratteristiche di questa carta d'identità su formato elettronico sicuramente sono più vantaggiose rispetto a quelle contenute e previste nella vecchia carta d'identità in formato cartaceo. Innanzitutto, oltre a contenere i dati anagrafici del titolare della carta, ci saranno inclusi il codice fiscale e le impronte digitali che daranno all'utente la possibilità e la matematica certezza di poterle esibire a livello internazionale, che quindi sia una carta valida a tutti gli effetti, perché con la vecchia carta cartacea purtroppo non in tutti i paesi si poteva andare perché non tutti i paesi la riconoscevano come documento valido, invece con questa sicuramente questi inconvenienti non ci saranno più. E per i bambini fino a 3 anni di età questa carta d'identità elettronica avrà una validità di 3 anni, da 3 anni a 18, di 5, da 18, quindi nel momento in cui si diventerà maggiorenni avrà una durata di 10 anni. Teramo è uno dei primi comuni a mettere in atto la carta d'identità elettronica, è un primato che ci vogliamo prendere perché così è. Si tratta di venire qui in comune, di svolgere alcuni adempimenti amministrativi e poi la carta d'identità potrà essere inviata addirittura a casa. Il costo è di 22 euro, di queste 22 euro 16 euro vanno al governo, quindi è bene specificarlo, per noi sono i diritti di segreteria, quindi 5 euro. Però si avrà questa carta d'identità, tra l'altro abbiamo iniziato un'iniziativa insieme all'AIDO per la donazione degli organi, oltre 300 sono state le adesioni a questa iniziativa, per cui accanto alla carta d'identità elettronica c'è anche una bella notizia che la città di Teramo è sensibile a questo grande obiettivo, a questo questa bella iniziativa che è quella della donazione degli organi. Si sono celebrati ieri pomeriggio a Picciano, in provincia di Pescara, i funerali di Don José Alir Contreras, il sacerdote venezuelano in servizio nell'arcidiocesi di Pescara Penne, scomparso a soli 37 anni. Il giovane parroco di Picciano e Piccianello è stato colpito nelle scorse settimane da una grave patologia cerebrale. Ascoltiamo le parole dell'arcivescovo Monsignor Valentinetti e del primo cittadino di Picciano, Vincenzo Catani. Accompagnare un fratello sacerdote all'ultima dimora, pensando nella gloria del cielo, dopo che avrebbe potuto spendere ancora tanti anni della sua vita a servizio della Chiesa e a servizio del Regno di Dio, certamente ci riesce difficile. Fatica per 2 comunità parrocchiali che avevano come parroco Don José Alirio e che in poco tempo era riuscito a conquistarsi la simpatia, la benevolenza, l'amore di tutti i parrocchiani.
Padre José era diventato parte integrante e fondamentale del nostro paese. Era venuto da lontano, aveva lasciato la sua amata terra, il Venezuela, per diventare un servo del Signore e si era ritrovato a servire la nostra piccola comunità. In poco tempo era riuscito a farsi amare da tutti, dai bambini, dai giovani, dagli anziani. Oggi Picciano subisce una grande perdita, un grande sacerdote, un grande uomo, ma anche un grande amico. Ora la pagina dello sport con la Serie A e il Pescara che tornerà al lavoro mercoledì allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. C'è la sosta per le nazionali, dunque il Pescara tornerà in campo sabato 15 sempre in casa contro la Sampdoria. Alla ripresa degli allenamenti non ci saranno proprio i convocati in nazionale, ovvero Memusciai e Manai chiamati dalla nazionale albanese e poi Verre e Vitturini rispettivamente con l'Under 21 e l'Under 20. Dovrebbero rivedersi invece Pepe e Baybek che hanno superato i rispettivi infortuni. Ci sarà ancora da attendere per il rientro del difensore slovacco Gjomber. Intanto brucia ancora la sconfitta di sabato scorso contro il Chievo. Ascoltiamo il difensore Fornasier. Non so se un po' di stanchezza fisica o forse anche la voglia comunque di portarci in avanti e cercare il risultato che ci ha portato un po' a sbilanciarsi e poi al minimo errore è venuta fuori l'esperienza comunque del Chievo e ci hanno punito. Michele, qualche tifoso si chiede cosa è successo questa sera al Pescara perché non si è vista la solita squadra. Ma secondo me comunque abbiamo fatto la nostra partita, cercavamo di fare il nostro gioco perché è una partita in casa dove volevamo fare molto bene. Però come ho detto siamo calati come dite voi un po' negli ultimi minuti finali, siamo slegati come squadra e purtroppo ci hanno punito. Michele, questa prima vittoria che tarda ad arrivare è un peso a livello psicologico per voi oppure no? Beh, un po' forse lo è un po' per tutti, però come ho detto prima dobbiamo rimanere squadra, dobbiamo rimanere uniti perché i momenti di difficoltà ci sono stati anche gli anni scorsi in Serie B, figuriamoci se non ci possono essere in Serie A. Però rimanendo uniti, rimanendo squadra, ne verremo fuori. E per la Lega Pro, quest'oggi ripresa degli allenamenti per il Teramo, dopo il pareggio di Bolzano contro il Sud Tirol, nel mirino della squadra di Nofri c'è la gara interna di sabato prossimo alle 18.30 al Bonolis contro il Padova di Oscar Brevi. Ascoltiamo le parole proprio prima della ripresa degli allenamenti dell'attaccante Marco Sansovini. È stata una partita abbastanza equilibrata, però per come si era messa con noi in vantaggio è dispiaciuto sicuramente non tornare da Bolzano con 3 punti, però quello che c'è di positivo sicuramente è questo continuo trend di crescita della squadra. Concentriamoci su quello che di buono stiamo facendo e anche sicuramente sugli aspetti da migliorare che sono migliorabilissimi, ce ne sarebbero anche se fossimo primi all'ultima giornata da soli a 10 punti di vantaggio, c'è sempre da migliorarsi chiaramente. Però insomma dai, andiamo avanti così che credo che sia la strada giusta. Mi sono messo solo a disposizione dei ragazzi e dell'allenatore, del nuovo allenatore, come ho fatto anche con l'allenatore precedente. Non credo di aver fatto assolutamente niente di particolare, di eccezionale o di strano. Ho fatto quello che hanno fatto tutti quanti i ragazzi, quindi ne stiamo uscendo tutti quanti insieme. Ha lavorato tantissimo su dei concetti suoi tattici, molto molto. Lui è stato bravo a trasmetterceli e noi molto bravi a recepirli perché sono stati tanti in poco tempo, quindi adesso dobbiamo acquisirne sicuramente altri e cementare quello che abbiamo appreso. E continuare, come ho detto prima, durante la settimana come abbiamo sempre fatto, perché è questo che il risultato è sicuramente figlio di quello che facciamo durante la settimana. Insomma, cosa ci puoi dire di questi giocatori che conosci meglio? Tra l'altro del Tori si era anche parlato di un interessamento del Teramo, cosa ci sai dire di loro? Del Tori mi sarebbe piaciuto averlo l'anno scorso a Cremona, sinceramente io l'avevo detto. Giocatori che per la categoria sono forti, sono quei giocatori che in categoria ti fanno la differenza e farebbero sicuramente benissimo anche in altra categoria, in Serie B. Credo che il Padova sia la squadra
forse fatta con più criterio di tutta quanta il girone. Mi piace molto, mi piace molto a livello di giocatori, mi piace molto. Ora non l'ho vista e sicuramente magari i risultati, infatti mi aspettavo qualcosina in più. Se vado a leggere i nomi dei giocatori, mi piace molto come ha fatto il Padova. Ed ora parliamo di Serie D e lo facciamo attraverso uno dei risultati più a sorpresa della domenica, ovvero la sconfitta casalinga dell'Avezzano, che perde la vetta della classifica dopo la sconfitta al De Marsi con il Muravera. Un Avezzano spento e anche spuntato perde la prima gara della stagione al De Marsi contro il Muravera al termine di 90 minuti che hanno visto i biancoverdi concludere poco verso la porta di Arrus. Chi si aspettava una passeggiata contro i sardi penultimi in classifica e senza un gol all'attivo prima di questa partita è rimasto deluso, anche perché la formazione isolana ha interpretato bene la sfida in terra marsicana trovando il gol vittoria al 90° con Chessa. Per l'Avezzano un KO che non cambia nulla dopo 5 giornate di campionato, ma che si spera possa servire di lezione ad una settimana dalla trasferta di Nuoro. Si comincia al 7° con uno spavento per i ragazzi di Pino Tortora e con il tiro di Bruno che scheggia la parte superiore della traversa. L'Avezzano nei primi minuti subisce un po' a sorpresa la verve dei sardi che si propongono spesso nella metà campo marsicana. Al 10° c'è una punizione di Sassarini ed un tocco di Tabacco che manda il pallone al lato, ma la squadra di Piras è ancora insidiosa e al 15° sugli sviluppi di un calcio d'angolo esatta di testa a colpire in pieno il palo con Lewandowski battuto. Dopo lo scampato pericolo i biancoverdi in qualche modo cercano di scuotersi, anche se al 24° è Chessa, dopo un rimpallo su punizione battuta da un compagno, a ritrovarsi davanti a Lewandowski, non riuscendo però a colpire la sfera come vorrebbe, pensando forse erroneamente di essere in fuorigioco. Al 27° la prima vera occasione l'Avezzano trova il vantaggio grazie a Bittaglie che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti da Persia viene lanciato in area dove non sbaglia per l'1-0. La risposta ospite perentoria e fulminea, visto che sul capovolgimento di fronte Pinna ristabilisce subito la parità. Si arriva così alla parte finale del primo tempo, quando si vedono al 43° ancora gli ospiti con Nurki che dopo una bella giocata in velocità chiama Lewandowski al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte dall'1-1 con Deramo in campo fra i biancoverdi al posto di Persia. Il gioco è però concentrato soprattutto nella zona di centrocampo con i due portieri quasi inoperosi. Il primo acuto della ripresa arriva al 10° quando su calcio d'angolo il portiere Arrus del Muravera esce a vuoto e Lopinto colpisce di testa mandando il pallone di pochissimo al lato. All'11° si rivede il Muravera con un tiro di Nurki controllato da Lewandowski. Tortora getta nella mischia anche Padovani richiamando in panchina Quino. Al 18° si vede anche il neoentrato Deramo concludere dalla distanza con il pallone però fuori misura. Avezzano Muravera non regala grandi emozioni. La gara appare bloccata con i biancoverdi in giornata non particolarmente brillante. A far muovere l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte ci vorrebbe una giocata della domenica, che però non arriva. Ci prova Nurki al 31° con una conclusione a giro che termina però al lato, ma il veleno è in coda con il gol di Chessa al 45° per la vittoria dei sardi. Bocche cucite in casa biancoverde con il tecnico Pino Tortora ed il presidente Paris, che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Invece nel girone F è finita senza gol la gara del Bonolis tra San Nicolò e Vispesaro, ma la squadra di Epifani può recriminare per un rigore fallito da Napolano. Un pareggio che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria casalinga in stagione. Il San Nicolò non va oltre lo 0-0 contro la Vispesaro, sbaglia un calcio di rigore con Napolano e rischia di capitolare nella ripresa. Epifani deve rinunciare a Boccanera, squalificato dopo il doppio giallo rimediato contro il Monticelli, e schiera titolare il classe 2000 di Stefano, già visto in Coppa Italia. Out anche Bisegna e Chiacchiarelli per infortunio. Nella Vispesaro invece fa l'esordio dal primo minuto, in porta il classe 97 Cappuccini. La Vis parte bene e riesce nel primo quarto d'ora a tenere il San Nicolò nella propria metà campo. La squadra di Sassarini riuscirebbe anche a centrare il vantaggio al 9°, ma il secondo assistente ravvisa una posizione di fuorigioco dell'ex Rocco Costantino. Il San Nicolò prova poi ad alzare il baricentro. Una traversa di Petronio suona la sveglia. Nel finale di primo tempo Napolano e Traini ci provano invano. Poi Moretti ha una doppia occasione su cui Cappuccini ci mette in qualche modo una pezza.
L'attaccante del San Nicolò prova prima in contrasto ad indirizzare il pallone in rete, con la sfera che però finisce di un soffio al lato. Poi ancora Moretti a provare ad approfittare di un'uscita avventata di Cappuccini che rimedia in qualche modo. Nella ripresa Epifani inserisce Stivaletta al posto di uno spento Traini e passa al 4-3-3. Il San Nicolò ha l'occasione ghiotta di passare in vantaggio quando Mozzoni viene atterrato da Paoli in area. Il calcio di rigore accordato dal direttore di gara viene però neutralizzato dallo stesso Cappuccini, con Napolano che non riesce ad angolare il pallone. E la vista a rendersi pericolosa poco dopo, quando Bugaro coglie la traversa direttamente da calcio d'angolo. Costantino, due minuti più tardi, temporeggia troppo in area dopo una indecisione della difesa biancazzurra che riesce poi a rimediare. La squadra di Sassarini è ancora pericolosa però con Bugaro che fa partire un destro sul quale Tedesco non arriva di un soffio. La Vis preme, al 35esimo Costantino si divora un'occasione colossale, forse pensando di essere in fuorigioco. L'attaccante non riesce ad impattare il pallone per dirigerlo in porta tu per tu con Ciotti. Il San Nicolò reagisce tre minuti dopo con un sinistro di Mozzoni in area che si spegne di un niente al lato. La gara si chiude praticamente qui, con un pareggio che alla fine scontenta entrambe le squadre. Per il San Nicolò troppo terreno perso in questo inizio di stagione. In Serie D l'unico sorriso è quello della Vastese, che ha battuto nettamente la Recanatese per 3-0 e ha conquistato la vetta del girone F, seppur in coabitazione. Implacabile ma non bellissima, determinata nello sfruttare gli errori altrui, quanto sotto traccia nella costruzione del gioco. La Vastese capolista ha ancora da mostrare la parte migliore di se stessa, ma intanto si gode primato, imbattibilità, miglior attacco del torneo, con una media incredibile di realizzazioni, ben 3 per gara, 15 totali. Sugli spalti il solito caloroso pubblico e Roberto Inglese, reduce dalla vittoria col suo Chievo a Pescara, baci e abbracci per lui che è Vastese Doc. Mangiato bene oggi a pranzo? Eh beh, alla grande, di casa. Alla grande. A presto. Ciao. L'avversario di turno, la Recanatese, cerca di esprimere un buon calcio ma cadrà sotto i colpi del Prisco Show. Gli aragonesi non rubano l'occhio ma concretizzano e blindano il successo comunque netto. Solito 4-3-3 di mister Colavito e avvio shock con Fioretti che buca la difesa locale e costringe Russo al primo intervento della gara. Il tempo di riorganizzarsi ed ecco Cosenza che cerca l'angolino alto. Sesto minuto a inizio la giornata di grazia del 9 biancorosso. Prende palla a metà campo Prisco, arriva in zona favorevole, destro preciso ed è già vantaggio col minimo sforzo. La partita non è bella, si fa fatica a costruire, il gioco spesso ristagna nella metà campo. Tra i pali marchigiani entra Liotti per Azzolino che si infortuna. Occhio agli ospiti. Al 39esimo la palla è pericolosa in mezzo con Senigallesi che la colpisce. Da Locca appostato nei pressi il pallone miracolosamente tra le braccia di Russo. Primo tempo con Felici al tiro, vantaggio biancorosso ma partita equilibrata. Meglio la Vastese nei secondi 45. Nono minuto da Piazzato, palla a Prisco, botta a volo, respinge il portiere. 2-0 invece al 18esimo su palla inattiva. Ecco il corner, Falco che buca la marcatura. Prisco realizza la doppietta, partita in cassaforte. Una giornata di grazia che prima ruba la scena col bello scambio Prisco-Fiore diagonale al lato, poi col terzo gol del bomber servito su un piatto d'argento da Felice. Implacabile, cinica e determinata Vastese che quando abbinerà anche un gioco più armonioso e logico sarà davvero un pericolo per tutti. Esordio positivo per l'Aquila Rugby nel campionato di Serie A. I neroverdi battono la Capitolina, formazione che sarà una concorrente diretta per la vittoria finale del torneo. Vediamo. Inizia con il piede giusto il campionato nazionale di Serie A per l'Aquila Rugby Club, che di fronte al numeroso pubblico del Fattori esordisce nella fase territoriale girone 4 con una vittoria per 36-12 sull'UR Capitolina, una delle squadre più accreditate del girone. Parte subito bene il 15 di Troiani e Rotilio, che va in meta dopo il primo giro di orologio, grazie al buco creato da Nicolò Speranza nella difesa avversaria. La giovane apertura Filippo Di Marco trasforma, reagisce immediatamente la Capitolina che trova il pareggio con la marcatura di Alessandro Iacolucci. L'Aquila subisce la pressione dei romani, ma nella seconda parte del primo tempo tenta e riesce nell'allungo. Al 27esimo è il tallonatore Nicola Rettagliata, tra i migliori in campo, a schiacciare tra i pali, seguito dal capitano Alessandro Cialone tre minuti più tardi. L'unico calcio piazzato della gara, messo a segno da Di Marco, manda le squadre negli spogliatoi sul 24-7.
Nel secondo tempo la partita scende vistosamente di ritmo, ma l'Aquila continua a difendere bene, respingendo i tentativi di rimonta della Capitolina. Dopo 9 minuti, una bella azione del pack nero-verde porta alla quarta meta, quella del bonus offensivo, firmata da Luciano Montivero. Nella parte centrale della ripresa, la Capitolina va all'assalto, ma i nero-verdi tengono bene sui punti d'incontro. Il finale vede l'Aquila in inferiorità numerica, per due gialli prima a Celone e poi a Gentile, ma comunque a segno con la quinta meta di Giorgio Erbolini, che si invola dopo uno splendido intercetto. Nell'ultima azione arriva anche la seconda meta della Capitolina, con Stefano Bitonte. Prima della partita, il 15 nero-verde ha indossato la t-shirt Il fatto non sussiste, 6 aprile 2009, in ricordo di Ciccio Sebastiani e di tutte le vittime del terremoto, ed in seguito alla sentenza nel processo Grandi Rischi Bis emessa venerdì scorso all'Aquila. In mattinata invece il concentramento regionale, organizzato dal Comitato FIR regionale, in collaborazione con Rugby Experience, ha visto la partecipazione di circa 250 bambini e bambine nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Hanno partecipato al concentramento le società Arnold di Roma, Avezzano e Polisportiva L'Aquila. Ed è stata una partita molto piacevole, all'inizio forse un po' troppo ansiosi di andare subito a segnare, logicamente gli avversari non te lo permettono, però tutto sommato poi ci siamo rilassati e abbiamo giocato un po' più sciolti, un po' meglio. Finisce qui la terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.